scusi, chi è lei? Mi perdoni, potete dirmi qualcosa? C'è un motivo per cui sono qui? Non have to wake up. But open your eyes. Sono aperti i miei occhi. Aia, cazzo. Ma che schifo, ma perché? Ma che schifo, uno schifo pazzesco. Perché mi devi leccare? Perché lo vede sta roba? Spero che tu muoia esploso nella merda. 2 ore prima. Oddio, madonna mia, quanta luce. Non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllano. Ah, ma questo, ah, sono io. Sono il figlio di puttana che ha mandato il me di prima in sto posto di merda. Perché l'ho fatto? Quindi io lavoro qui. Sono teso, ovviamente. Chi c'è? Mi devo già nascondere. Ah, qui è prima che succedesse tutto il casino, quindi devo fidarmi di quell'uomo? Ma se sto qui tutto il tempo, così non succede niente, siamo salvi! Park? Cioè, mi chiamo Parco. Il mio nome è Parco. Attilio, Attilio, devi capire che io vengo da un posto infernale. Non hai idea di cosa succederà. Capiteranno cose terribili, Attilio. Cose terribili. Ah no, Parco è il mio cognome. Mi chiamo Walone. Chi è questa gente? Ma voi siete tutti quei figli di puttana che hanno fatto 1000 esperimenti. Io ho 2 domande. 1, perché non interrompete ste robe strane? 2, non vi fa strano che uno si avvicini ad ascoltare quello che dite? A quanto pare no. Il vestiario da 40... Ma che cazzo sta succedendo? Fabrizio! Fabrizio è vivo! Anche l'altro Fabrizio! Tutti i Fabrizi sono vivi! Fabrizio! Come va, Fabrizio? Cosa fai? Lavori? Cosa sono quei codici, Fabrizio? Per quello ti sei ricoglionito? Sapevi troppo! Eh? Te cosa ne pensi, Fabrizio? No, ragazzi, è sempre Fabrizio, c'ha la stessa faccia. Avevo ragione. Ci sono altri 2. Non pensavo mi sarebbe mancata così tanto. Da quant'è che siete qui, ragazzi? Da quant'è che io sono qui? Non andrai al lago a prendere. Non prenderai Jane. Moriremo tutti! Tutti moriremo! Perché non volete ascoltarmi? Dovete credermi! Moriremo tutti! Ma si ripete il dialogo! Si ripete il dialogo! Loro dicono le stesse cose per il resto della loro vita! Ma dai, non siete veri! È una cazzata! Mi prendete per il culo! Queste non sono persone! Voglio il mio avvocato! Dai, scusatemi, io non sono scemo. Cioè, sono un po' ricoglionito, però non fino a sto punto. I Fabrizi sono tutti uguali. Quei 2 dicono le stesse cose. Siete dei robot. Chi è che mi sta aspettando? Chi mi aspetta? C'è una telecamera, chi mi guarda? E te cosa farai? Vuoi baciarmi, Fabrizio? Sì, sono il Parco. Cosa devo fare? Non sono molto abile. Di chi è quel cervello? E questo cosa fa? Ma chi è? Cosa sta facendo? Mi scusi, buon uomo! Ma si è bloccato la schiena mentre metteva la chiavetta USB? Cos'è? Cos'è, ragazzi? Cosa sta indicando? Ma tu fai solo questo? È il tuo lavoro? Questo è il suo lavoro, ragazzi. È stato assunto per indicare. È il suo lavoro. Comunque, voi pensate, sembra una cazzata, no? Pensate 8 ore così, tutti i giorni. Tutto l'anno, per il resto della vita. Cioè, mentalmente ti distrugge. Dove devo andare? Ah, devo andare qui. Sì, c'è una sedia e una tastiera che lampeggiano per dirmi: Michael, qua devi venire. Dove cazzo stai andando? Final. Where have you been? Sono stato un po' in giro, devo capire un po' di robe, scusate, ma non... Sì, stai calmo. Oddio, cosa è successo? Chi è quello? Perché uno non insegue col mitra? È normale, capo. Non è che licenziate così il personale, no? Oddio. Proprio da me devi venire, che non c'entro niente, non c'entro niente! Non so niente! È il mio primo giorno! È il mio primo giorno! Hey, calm yourself. This is a high security. Ma io non mi sono mosso, ragazzi. Attenzione, un programma che non conosco. Ma chi è? Qui la situazione è grave. È gravissima. È veramente grave. Cataldo! Ma è quello dell'agenzia! Scusi, è Cataldo, è quello che mi ha trovato il lavoro per venire qui dentro. Ma mi ha detto che era un bel posto. Va bene, me ne vado. E se io resto qua, cosa mi fai? Walk away, Wayland Park. Oh, va bene, ho paura. Vada, vada! Via, veloce! Non arrivo. Va bene, torno al mio ufficio. A parte... cosa succede? C'è un misunderstanding? Ma non può essere il mio ufficio, non è uno sgabuzzino questo. Cosa ho fatto? Vabbè, un'email innocente. Quindi ci hanno scoperto, siamo nella merda completamente. Costava 2000 euro quel computer. Adesso va bene, scusate ragazzi, ho mandato un'email. Va bene, ho fatto una cazzata, ma adesso da lì a iniettarmi della roba. Riempono di botte. Sigla. Tra l'altro cos'è? Uno schifo pazzesco, una pozzanghera con dei nidi di zanzare. Vabbè, ho capito perché sono davanti a sta roba. Mio Dio. Aiuto. Che schifo. Mi hanno liberato? È finita? Posso andare a casa? Che cazzo mi avete iniettato? Ma chi è?
No, sono un paziente, quindi. Il fantasmino! Fantasmino! Oddio! Fantasmino! È saltata la luce! La telecamera! Prendi la telecamera! Prendi la telecamera! Ma cos'è? Che cazzo succede? Parto con la telecamera, già non ho batterie, perfetto. Ma che cazzo sta succedendo? Ma non lo so, sono già nella merda, non so neanche dove sono ancora. È peggio, sempre peggio qui, sto gioco del cazzo, è sempre peggio. Si è aperta la porta, posso entrare, c'è una batteria? Scusami, sono veramente di fretta. Oh madonna. Cosa ti stanno facendo? Lasciate stare Francesco! Scusate, lo minacciate e basta, non succede niente. Lo minacciano e basta, senza fare nulla. E chi sono questi qua che si grattano la testa? Da quant'è che state andando avanti così? Perdonatemi. Da quanto va avanti questa minaccia? Sono 7 ore che lo stanno minacciando e basta. È la stanza delle minacce. Se entro qui cosa succede però? Ah, va avanti. E la madonna che facce ragazzi, che facce? Non sono il benvenuto, mi pare di capire. Cazzo era quella lì? Ma cazzo sta succedendo? Cos'è? Cos'è? No! Fantasmino no! Fantasmino no! Fantasmino no! Ho paura, ho paura! Dove vado? Dove vado? Chi siete? E adesso? Come to join our therapy session. Cosa devo fare? Ma non c'era bisogno di ucciderlo davanti ai miei occhi. Ho capitato di tutto, la gente è spietata, fuori di testa. No, io capisco che c'è una rivolta qua dentro, ma mi sa che state un po' esagerando. È morto, va bene, è già morto, Ok, devo andare via. E te? Ah, aiuto! Aiuto! Cosa vuoi? Lasciami stare! Madonna, ma non si può stare in pace. Non si può stare... Madonna, con questo fiatone, gente riempita di botte. E adesso? No, ragazzi, sto male, sto male. Ma questo posto, ma come ha fatto a diventare così di merda in 2 secondi? Sai che è meglio che non usciamo di qui. Salgo, d'accordo. Ormai sono l'uomo dei tunnel. Sposta, sposta. Molto paura. Ma te cosa fai? Lasciami stare, Arturo. Cos'è? 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 Dai, non ce la faccio. Non ce la faccio. Cos'era sto cazzo di suono? E se passa un bambino? Non lo so. E se passa un bambino? 8000 corridoi. Ma sono a piedi nudi. Sono a piedi nudi. Cos'è? Chi è? Chi è che butta giù le porte? Madonna che schifo. Ragazzi, ma è Superman! È Superman! Ah, se è morto Superman qui dentro, io sono finito. È Superman, ragazzi! È Clark Kent! E Kal-El! Come posso salvarmi? Dai, è morto Superman! Chi è questo? Questo è Lex Luthor. Prima spiegami, poi vediamo. Possiamo uscire di qui, ma sei sicuro? Come? Puoi spiegarmi il piano? C'è un piano? Qual è il piano? Non ha un piano. Quindi devo fidarmi, vabbè che non ho molta scelta. Oddio. Ecco, lo sapevo che ti inculava. E adesso? È morto. È già morto. È davvero un posto dove portare in vacanza la propria famiglia. Cos'è? Il fantasmino! Il fantasmino! Aiuto, il fantasmino! Il fantasmino! L'odio sto fantasmino di merda! Non posso stare qui dentro visto che lui non entra qui. Aspettate! Aspettate, non chiudete la porta! Hanno chiuso la porta, sti figli di troia. Hanno chiuso tutto. È pieno di gente che hanno ammazzato a testate. Lui è Carmine. Lavorava in una ditta di schienali. Era sempre a petto nudo. Aveva il compito di valutare gli schienali di qualsiasi cosa. Delle sedie come questa, delle auto, di qualsiasi cosa. E lo chiamavano schiena. Lui si chiama Paride. Aveva l'abitudine di camminare a piedi nudi in tutta la sua vita. E praticamente fate conto che si è sposato a piedi nudi, solo che dopo si è dovuto operare perché sotto non aveva più la pelle ma era arrivata all'osso. Lui invece è flamenco perché gli piaceva sempre ballare in latinoamericano, no? E quindi aveva questi passi dubbi e un giorno si è schiantato qua in questo mobile. Allora lui invece è Egitto, semplicemente un caso sovrannaturale. Lui era una mummia egiziana, è venuta fuori dall'antico Egitto, da una piramide. Lui non so chi sia, forse è il gobbo di Notre Dame vista la posizione. Una gamba è uno schifo pazzesco.
La gamba più brutta che abbia mai visto. Barili di birra. Forse c'è una festa a base di birra. Non sono stato qua. Non t'avevo visto, Lauro. Oddio, dove sono finito? Sto cercando mia nonna. No, stanno torturando qualcuno, ragazzi. Stanno torturando qualcuno. Vedo il culo. Ma che schifo. Ma che schifo. Ma sta mangiando Fabrizio. Lo sta torturando. Lo sta... È un cannibale pazzesco. Dove vado? Dove mi nascondo? Fernando, ti ho riconosciuto dal culo. Vi spiego perché Fernando è diventato così. Quando eravamo a scuola, le maestre gli hanno detto: Fernando, devi smetterla di fare così. Ma perché gli altri sono cattivi? Non è vero, Fernando. Non sono tutti cattivi. E Fernando, che era un bambino, ha detto: maestra, come faccio a vedere chi è buono? E la maestra le ha detto: Fernando, il buono si nasconde dentro ognuno di noi. E lui l'ha presa alla lettera sta cosa. E quindi, per cercare di sapere chi è, se uno è buono o no, gli apre la pancia, mangia, per cercare di vedere se c'è qualcosa di buono. È un personaggio un po' strano. Come vedete qui ci sono diverse persone che ha conosciuto. Non è uno con cui vorresti essere amico, ecco. Noi dobbiamo andare proprio dove è lui, mi state dicendo. Oh, ma che bello. Sta cucinando qualcosa di buono. Una mano, una un piede. Ma quanta gente hai ammazzato, Fernando? È la stanza con più morti che abbia mai visto. Fernando! Oddio! Fernando! Madonna. Non è un hamburger, Fernando. Qui la situazione è grave. Sta godendo di brutto. È veramente grave. Sta godendo di brutto. Ma qui... Ma qui è aperto. Il vetro è aperto. Sto rischiando la vita. Fernando, ascolta, possiamo parlare un attimo? Metti giù quella sega. Cerchiamo di ragionare. Cerchiamo di ragionare. No, non è... Non essere precipitoso. Metti delle mutande e parliamone. Va bene, ci rinuncio, dai. Fernando, detto il mangione. Ma io sono sempre al buio, no? E non vedo mai un cazzo. Gli altri come fanno a vedermi? Come fanno a vedere? Bisogna togliere le manette a questa porta. Quindi devo salire qua. Merda. E Fernando, e Fernando. Dove vado? Oh, so cazzi. Ma so cazzi, sì. Fernando, Fernanduccio. Può capitare di tutto, la gente è spietata. Fuori di testa. Lui fa quel passaggio là. E io dove vado, però? Sono in una situazione. Oh, madonna mia. Aiuto! No, parliamone! Porca puttana, non volevo aprire quella porta! Ho sbagliato, è stato un errore! È stato un errore, è stato un vero errore! È stato un errore! Ragioniamo, ragioniamo! La situazione è grave! Fernando! È veramente grave! Fernando, prego, spieghiamoci, spieghiamoci! Spieghiamoci, Fernando! Io non volevo aprire quella porta, lo so che sei nudo! Lo so che non vuoi essere visto nudo! Me ne vado! L'ho seminato, perché continua la musica? L'ho seminato, l'ho seminato, l'ho seminato! Pieno di spore qui! Piano di spore. Come faccio? Come faccio? Devo cercare di raggirarlo in qualche modo. Lui dov'è? Lui dov'è? Lui dov'è? Madonna, veramente, siamo nel sottosopra di Stranger Things. Ci deve essere un punto dove andare, no? Adesso la porta è aperta, però. C'è qualcuno? C'è l'arma dietro! Mettiti dietro l'arma dietro! Già, è già un passo avanti, già siamo arrivati qui. Ora però io non esco più di qua. Se io vado a destra, lui va a sinistra, poi vado in alto, poi mi abbasso, poi faccio il triplo salto mortale, rimango qui nell'arma dietro. Cosa sta tagliando? Madonna, taglia cadaveri tutto il giorno. È tipo un falegname ormai. Oh, madonna mia, dove mi nascondo? È arrivato. Ragazzi, sono un passo dalla morte. Non mi ha visto? Ma dove l'ha messa la sega? Dove l'ha messa? Avete visto? L'ha messa nel culo. No, io non voglio essere volgare, ma è così. Cioè, non voglio essere volgare, ma ragazzi, l'ha messa veramente nel culo. Vedete, è uno schifo. C'ha dei passi con un suono strano, come se fossero umidici. Eccolo. Dove va adesso? Avete visto? Avete visto? L'ha messo nel culo. Oddio, mi sono perso. Cosa devo fare? Ma ha visto. Cazzo. Porca puttana. M'ha visto! M'ha visto! M'ha visto! Sono nella merda! Sono nella merda! Dove vado? Aiuto, cazzo! Ma ci sarà un posto dove andare, no? Cazzo, sono morto, sono morto, sono morto! Sono morto! Mi ha tagliato tutto! No! Non mi segare in due, no! Eccolo lì! Ma che cazzo gli è successo? Una persona completamente disturbata. Che cazzo sta succedendo? Non lo so, c'è uno col culo nudo che prende a moto segate la gente. Non mi sembra uno che sta bene. Ok. E ora dove ti reagiro? Ti reagiro di qua.
Vaffanculo, vaffanculo. Mi hai rotto il cazzo. Non c'è un posto qui, non c'è un posto. Non c'è un passaggio da qualche parte. No, sono morto. Porca troia, sto fernando. È davvero una rottura di cazzo senza precedenti. Stai zitto, sono 20 ore che provo a passare di là. Stai zitto. E non riesco a passare con sto Fernando di merda. Madonna, non ti nevi nei coglioni. Madonna, questo è il peggiore, veramente. Peggio di Renato Zigetto. Sono riuscito a nascondermi. Sono riuscito a nascondermi. Allora, dove cazzo devo andare in sto inferno? Lui è dappertutto, lui è dappertutto. Questo maledetto maniaco. È tornato. Adesso mi vede, adesso mi vede. Dove vado? Allora, qui non c'è. Aiuto! Porca puttana, mi hai fatto pure da bestia. Allora, ci deve essere un passaggio, no? Ci deve essere un passaggio. Non riesco a vedere un cazzo. Porca troia, non c'è tempo. Mi tocca fuggire. Vaffanculo, maledetto. Ti odio con tutto il cuore. Te e il tuo culo rosso di merda. Quando vado là, dopo c'è lui tra i coglioni. Non riesco a vedere niente. Adesso lui esce di qui, mi vede. E infatti, porca troia. Cazzo lindo amaro nel Nebraska antico di... madonna, è odioso. Maledetto. Quest'ombra maledetta con la sua barbetta del cazzo. Medina, bravo. Io ti inculo di qua. Ti inculo di qua. Allora, c'è un posto, qualcosa qui? Non vedo un cazzo. Aiuto. Mi state terrorizzando. Già c'è quest'uomo che non è un bel vedere. Sta guardando sotto i letti. Adesso guarda qua. Ha guardato anche l'altro letto. Manca solo il mio. Si riprende. È andato via. Dove cazzo si va? È tutto chiuso. Sto impazzendo. Mi sta facendo impazzire. Ah, c'è un passaggio qua. Eccolo. Oh, per Dio, grazie. Grazie che t'ho visto. Ciao, no, lasciami stare, per favore. Alleluia, ce l'ho fatta. Madonna, come sono contento di aver abbandonato quella stanza. Non ne potevo più. Le chiavi. Devo tornare indietro adesso. Sta buttando giù la porta. È tornato. Cosa vuoi? Oddio, ma sei quello della prigione che insegue la gente. Ti ho già visto a te. Lasciami stare, non ho voglia di giocare con te. Ho da fare. Cosa devi fare? Mi vuoi trombare, lo so. Oh, sei tu, quanto mi prude. Sì, qua è. Questa è una bella scusa, Enzo, eh. No, non voglio sapere segreti. Levati dal cazzo, non ti trombo. Ma non è terribile sto posto, terribile. Aspetta, però io devo tornare indietro, giusto? Devo tornare indietro, mi ero dimenticato. Perdo la memoria sto gioco. Devo andare ad aprire quella manetta di merda. Che c'era quello là attaccato, appeso come un coglione. Ok? Vai! Mi ha visto. Bisogna correre come il vento. Come se qualcuno mi stesse inseguendo per uccidermi. Sali, cazzo. Ok. Madonna, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Apri sta manetta del cazzo. Cosa vuoi? Chi sei? Cosa stai facendo? Striscione! Ma qui è pieno di posti infuocati. Non è vero. Non ne posso più di quest'uomo. È un incubo. Fernando! Fabrizio! Qui è pieno di fuoco. Qui si apre. Questa... aiuto! Aiuto! No! No! Lasciami stare! Cosa mi stai facendo? Se vuoi ti compro un po' di roba da macellaio. Non c'è bisogno di farlo. Ecco, ragioniamo. No, ma perché? Dove mi metti? Porca troia, come esco di qui? Come esco? Devo andarmene di qui. Sto per bruciare vivo. Aiuto. Madonna, che vita di merda. Ero tuo, ma io non posso andare avanti a vivere così. Quanti forni crematori ci sono? Un passaggio? C'è una scala. Oddio, cos'era sturlo? Sta impazzendo sempre di più quest'uomo. Qui c'è l'inventore di Calvin Klein. Non ve l'ho mai detto, ma è lui. Ok, qui si va su. Madonna, è grande sto posto. Saltare qua, giusto? Ma cos'è un campanile? Cos'è una chiesa? No, il fantasmino di merda, no, madonna lo. Vi odio tutti quanti. Dovete morire tutti. Dove vado? Ho poco tempo per pensare. Ho poco tempo per ragionare. Devo andarmene. C'è un passaggio qui. Si può passare. Scendi di sotto. Complimenti all'architetto per aver creato un posto da incubo. C'ho i piedi a pezzi. Piedi più nudi del mondo. L'odio. Fernando! Lasciami in pace, Fernando. Dove vado? Sono in un corridoio tutto arrugginito, tutto sporco. Che cosa mi attende qui?
che cosa mi attende. Basta. Ma chi è? Tutti gli ostaggi di Fernando che fuggono. Portatemi con voi, ragazzi. Va bene, sulla batteria scarica. Ho visto, ho capito. Adesso me lo ritrovo davanti, sto a vedere. Ok. Cos'è? No! No, 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 no. Fammi andare di qua, fammi andare di qua. Ci deve essere un punto, un punto che non ho visto. Ci deve essere qualcosa. È finita. Ora è veramente finita. Dove cazzo vado? Aiuto, è pieno d'ostacoli. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ah, 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 ah.